Buonasera ragazzi, sono qui con un nuovo video. Vi starete chiedendo se l'anteprima e il titolo sono dei clickbait. Vorrei tanto dire sì, sono dei clickbait, ma in realtà purtroppo quello che avete visto e avete letto è tutto vero. Partiamo un pochino dalla motivazione. Innanzitutto, prima di iniziare, mettete like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un commentino sotto. Il commento lasciatelo alla fine, però. Poi vedrete il perché. Dunque, partiamo dall'inizio. Avete visto lo zip con la marmitta originale? Purtroppo sì. Ieri ho caricato un video giusto con il filtro a cono e la PM Tuning. In realtà era solo per vederla per l'ultima volta. Viene anche un pochino da piangere a dirvi queste cose. Ma in realtà, vedete, qui ho ancora della vernice, se dovrò tirare via con la benzina. Perché appunto la marmitta che avete visto l'ho verniciata. E cos'altro dire? In realtà, perché ho fatto questa scelta? Allora, come vedrete tra poco, ho messo l'Assito Plus, che era quella ancora di 9 anni fa, 10 anni fa, quando ho montato il 180 per la prima volta sullo Zip. In più ho messo il filtro originale, lasciando sempre il 28, ma ho messo il filtro originale. Ovviamente con le modifiche che avete visto più o meno tutte in precedenza, non ho lasciato il bocchettone da 60, ma ho messo il tubo ariete che avete visto probabilmente 2 anni fa in un altro mio video nella vecchia casa. Ma passiamo adesso alla motivazione, perché ho fatto questa scelta. In realtà ero partito ancora, diciamo, un po' di mesi fa col adattare un filtro originale per ridurre il rumore. Infatti avevo tolto l'aspirazione MMW e il 35, appunto perché volevo poter girare con un filtro dignitoso, decoroso. E poi anche, se vi ricordate, perché volevo andare in due sullo zip, ma con quell'aspirazione già da solo, con le buche, con i dossi, rischiavo che toccasse il filtro sul fascione. E in più in due non ci si poteva andare perché ovviamente diventa problematico. E in più, come avevo sempre detto, in caso di pioggia o comunque intemperie, il filtro era proprio all'esterno dello scooter, quindi diventava pericoloso. Contate che per chi mi segue da tanti anni ho fatto dei ritorni dalla montagna con il Groove Universale in novembre, qualcuno di voi se lo ricorderà, e con un'aspirazione del genere era improponibile, cioè mi sarei dovuto fermare, avrei dovuto chiamare qualcuno col furgone e basta, io non voglio per nessuna ragione dover dipendere da qualcun altro, ok? Se si grippa, se si rimane a piedi è un conto, ma perché rischi che ti entri l'acqua nel filtro? Direi che sia proprio una sciocchezza. A questo punto non lo utilizzi oppure lo usi davanti a casa e non è quello che voglio fare io, perché come tanti di voi sapranno, io a parte l'anno scorso che ho avuto mille problemi con l'acqua, gli anni precedenti i miei 3-4 mila km all'estate alternati alla moto me li facevo, quindi facevo gite anche da 500 km. Quindi quest'anno, tornando al concetto, quest'anno avevo detto vabbè, fa troppo rumore, torniamo all'aspirazione vecchia e adattiamo un filtro originale, modificato finché volete, ma in modo che non faccia un baccano infernale e non possa anche crearmi problemi, perché sapete che il filtro cono è rosso, è visibile, ci siamo capiti, insomma. E quindi avevo detto, vabbè, mi ero messo in giro un po' per adattare il filtro in sottosella, visto anche la quarantena, avevo un po' più tempo libero, filtro in sottosella, filtro skipper, filtro di piaggio piccoli. Fino a quando ho ancora pezzi di plastica nel naso, scusate, ma ogni tanto si muovono e devo ancora fare la doccia, se non vedo l'ora di andarci. E quindi ho fatto un po' di test fino a quando ho detto, vabbè,
metto su il tubo ariete, provo a lasciare il 28 senza il cornetto di aspirazione, quello con la ghiera, e quindi vediamo, sicuramente perderò, chiaramente, però vabbè, se riesco a mantenere quei 5 punti, 6 punti in meno, va bene, ci sta, ci può stare. Solo che qualche giorno fa, quando Conte ha detto che dal 4 la libertà sarebbe stata poco maggiore rispetto a quella che avevamo prima, io, contate che sono praticamente chiuso in casa da 2 mesi ormai, quindi non ne posso più, vorrei girare perché comunque i miei amici abitano lontano, la mia ragazza abita lontano, i miei genitori abitano lontano, per cui sono qua da solo sempre. Quindi ho detto, vabbè, a sto punto, se io vado in giro, anche se il fitto originale con una marmitta che fa un rumore infernale, perché comunque la Marosa e il Prime Tuning fanno rumore, c'è poco da fare, ok, col filtro si sente meno, ma fanno tanto rumore, danno nell'occhio, eccetera. Capite anche voi che era troppo rischioso, poi non. Visto come stanno andando le cose in Italia anche, non ne valeva la pena. E quindi ho detto, vabbè, ho comprato su eBay 2 settimane fa il collettore Inox, quello col foro da 35 per montarlo almeno con la sheet, in modo che insomma la perdita sarebbe stata la più bassa possibile, ecco. Dopo quasi 10 giorni non mi arrivava, vado a vedere il venditore su eBay, peraltro 15.000 feedback, quindi non l'ultimo arrivato. Tutti i feedback negativi l'ultimo mese, ho detto no, non è possibile. Insomma, praticamente questo qua non mi rispondeva al telefono, non rispondeva ai messaggi, è sparito. Ho detto, o è andato all'ospedale, o è morto, o è scappato con i soldi. Al che apro la controversia e dopo qualche ora, nel frattempo dico, vabbè, ho la compro da un altro venditore, compro un altro collettore. Solo che oggi mi hanno portato la marmitta, per cui ho detto, vabbè, cioè, non posso aspettare, la settimana prossima non avrò più tempo. Quindi l'ho montata col collettore originale, il gomito, quello scomponibile. Dopo qualche ora che avevo acquistato quello dell'altro venditore, mi ha detto che l'ha spedito. Vabbè, però non mi ha risposto alle mail, quindi boh, vabbè, vediamo. Ha ammesso che l'aveva spedito, ma non ha risposto. Quindi ora aspettiamo. Quindi ho detto, vabbè, ho restaurato la marmitta, tornata nuova peraltro, l'ho montata, l'ho acceso, infatti il video vedrete con 132 di massimo, quindi obeso sicuramente, però ho detto proviamo ad accenderlo, è partito il primo colpo, l'ho provato qua sotto un attimo e dopo i 30 all'ora è mura, quindi è grassissimo. Ho messo 125 adesso, nei prossimi giorni vedete gli sviluppi, anche perché non ho più benzina, vedete nel video che fa i vuoti, non c'è più benzina adesso, infatti per andare al benzinaio dovrò spingerlo probabilmente perché non ci arriverò, sicuramente rimarrò a piedi dopo 500 metri. E quindi secondo me il getto buono sarà tra il 125 e il 118-120, quindi vabbè, perderò rispetto all'elaborazione di prima quasi 16 punti, 15-16 punti, però oh, ragazzi, va così. Ho messo i 13 grammi che secondo me potrebbero essere un po' pesantini, però vabbè, insomma, bisogna abituarsi, bisogna farci l'occhio, non ero più abituato poi anche alla silenziosità, sembra un cinquantino. Vedere uno scooter così con la manette regionale è veramente un colpo al cuore, però ragazzi, ci si adatta. Cercate di capirmi, vedrete comunque gli sviluppi, almeno dalla settimana prossima ricomincerò a girare, a fare qualche video in movimento, qualche vlog, quindi vedetela così, per quest'anno mi sa che rimarrà la marmitta originale, poi dall'anno prossimo vedremo come si evolveranno le cose. L'idea sarebbe quella di avere filtro originale ed espansione, ma non sapremo cosa mi riserverà il futuro e cosa ci riserverà il futuro, non sapremo dai piani alti cosa succederà. Quindi per adesso è tutto, godetevi il video dell'accensione, un saluto, alla prossima!
serva marcia.